Match d'alta quota a Gallo di Petriano, dove arriva il Porto d'Ascoli, che con 5 vittorie consecutive è balzato dall'ultimo posto alla zona playoff. Direzione arbitrale affidata all'esordiente Gianluca Clementi della sezione di Ancona. Parte forte il Porto d'Ascoli e dal quarto si vede annullare una rete di Bomber Minnozzi. La palla data dal numero 9 Bucchi trova però il numero 10 ospite in posizione regolare, giusta la decisione dell'assistente di alzare la bandierina e annullare la rete al Porto d'Ascoli. Al sesto è ancora il Porto d'Ascoli che con Bucchi prova la conclusione, è troppo centrale per impensierire Baccaglia. Quattordicesimo è il Gallo col Bordolo che va alla prima conclusione, capitan Thomas Paoli che si vede ribattere la sua conclusione da un difensore del Porto d'Ascoli. Al 27esimo c'è un bel diagonale di Renzi del Porto d'Ascoli che però sfiora solo il secondo palo. Occasione per Minnozzi al 28esimo, il capocannoniere del campionato ha un buono spunto, però il suo diagonale è fuori della specchio della porta difesa da Baccaglia. Si va negli spogliatoi dopo un bel primo tempo dove il Porto d'Ascoli ha sicuramente mostrato qualcosa in più della formazione di casa. Primo minuto e la partita si sblocca. Bello spunto di Battisti che serve Bartolini, bella conclusione del numero 9 locale, trova l'angolino più lontano e l'Atletico Gallo può passare in vantaggio. Ancora Atletico Gallo al quarto minuto quando Thomas Paoli sfiora il palo con una conclusione da fuori area. Dodicesimo, fallo di Travalli su Battisti, molte le proteste della formazione di casa che ritiene l'azione del numero 3 ospite probabilmente da cartellino rosso. Nella stessa occasione viene ammonito anche capitan Paoli per proteste. 26esimo, episodio decisivo per le sorti del Porto d'Ascoli, Minnozzi colpisce da terra Mistura, l'arbitro vede una scorrettezza da parte del numero 10 ospite e quindi Porto d'Ascoli rimane in 10 uomini. È il Gallo che prende il predominio della partita e alla mezz'ora è Stamboglio che prova la conclusione da fuori area, ma Di Nardo blocca. Ultimo quarto d'ora ora con Atletico Gallo che chiude tutti gli spazi alla formazione ospite e quindi finisce la striscia positiva del Porto d'Ascoli, mentre l'Atletico Gallo conquista 3 punti importantissimi che la fanno balzare al secondo posto almeno per una notte. Una bella prestazione, è arrivata una vittoria contro la squadra forse più in forma del campionato. Sì, sì, affrontavamo la squadra più in forma del campionato, ma anche secondo me quelli affrontati fino adesso, forse anche quella che gioca un ottimo calcio, ha grossi elementi di categoria e oltre. È una partita che, vabbè, abbiamo vinta, penso anche con un pochino di merito, abbiamo giocato bene, abbiamo rischiato il poco, se non quasi niente, sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Io di solito sono abbastanza moderato, però oggi vado a casa abbastanza contento. Ecco. Mister, siamo in periodo di mercato, ci sarà qualche movimento nella vostra formazione? No, credo assolutamente no. Io quanto ho detto anche ai ragazzi all'inizio, mi piace partire con una squadra e arrivare con quella, non vedo perché dobbiamo andare a ritoccare qualcosa. Anche se non siamo lunghissimi come rosa, dei ragazzi disponibilissimi, è una squadra che conosco bene e la maggior parte dei giocatori li ho sempre avuti, che li ho allenati, quindi penso che rimarremo così, ma no, senza del penso, rimaniamo sicuramente così. Mister, una bella partita, purtroppo è arrivata una sconfitta dopo un lungo periodo negativo. Sì, era un bel periodo, purtroppo l'abbiamo interrotto oggi quando forse avevamo fatto una buona partita, non meritavamo di perdere, però il calcio è anche questo, loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni, noi un po' meno. Poi c'è stata quella cosa di Minnozzi che non ho visto bene se era l'espulsione o no, abbiamo giocato 20 minuti in 10, è stato tutto un po' più difficile. Mister, siamo in mezzo al mercato, ci sarà qualche operazione nella sua formazione? No, abbiamo un appuntamento con la società lunedì, ma non penso, pensiamo di andare avanti così, siamo già il gruppo, che è un bellissimo gruppo, stiamo facendo bene, poi vediamo, se c'è qualcosa che si può fare all'ultimo momento, vediamo.